Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Pepe Vacca Collectibles per un nuovo episodio di Classics. Oggi un altro recuperone del 2018. Movie Masterpiece 429 di Hot Toys, scalone a 6, Luke Skywalker tratto da Episodio 6. Non vedo l'ora di unboxarlo ragazzi, quindi non perdiamo tempo, andiamo a scoprirlo subito insieme. Partiamo ovviamente dal box art, una scatola in vecchio stile per questo Luke Skywalker, figure del 2018, con sfondo nero e bande laterali diagonali di un grigio scuro, che arrivano fino alla parte inferiore della scatola dove troviamo il logo di Star Wars con questo contorno cromato, codice del prodotto Movie Masterpiece 429 e il nome Luke Skywalker in scalone a 6. Rappresentazione del nostro Luke, della nostra doll che andremo a vedere all'interno della scatola fra poco, con questa doppia impugnatura della sua spada laser del tipico colore verde di episodio 6. Le bande laterali grigie si prolungano fino ai lati della scatola, come vedete, dei lati un po' scarni, un po' poveri rispetto a quelli delle scatole più moderne, e nella parte posteriore di nuovo codice prodotto, nome, vari loghi, avvertenze e credits. Vi faccio vedere come al solito l'anno di questa figure, che è il 2018. Andiamo quindi a rimuovere la parte frontale della scatola con la solita delicatezza per trovare questa cover con un'ulteriore rappresentazione di Luke in queste due versioni differenti, diciamo. Nella parte bassa sempre il logo e codice. Rimuoviamo la cover per trovare finalmente il contenuto della scatola. All'interno ancora del suo blister protettivo, come possiamo vedere, ci sono diversi accessori, tipica spada laser con effetto whoosh, la basetta, il nostro Luke con un head sculpt che sembra di tutto rispetto per essere una figura del 2018. Quindi ragazzi, come al solito, andremo a togliere tutto il contenuto dalla scatola e analizzarlo insieme. Una sezione molto ricca, quella degli accessori in dotazione a questo Luke Skywalker. Come possiamo vedere, infatti, c'è diversa roba, a partire dalla basetta con un background che esamineremo fra poco. Un'altra possibilità, anzi altre due possibilità, di cambiare il pavimento di questa basetta, una gran varietà di mani per favorire la posabilità di Luke, lightsaber con il classico effetto whoosh, braccio per l'illuminazione della lightsaber, un blaster, manette e l'immancabile tunica Jedi. Cominciamo ovviamente dalla basetta, che è quella classica per la linea Star Wars di Hot Toys, quindi forma rettangolare, motivo pavimento della Morte Nera, che è quella, la versione più vecchia ovviamente, essendo del 2018, con la superficie liscia e un grigio leggermente più chiaro. Targhetta immancabile con motivo cromato, logo Star Wars e nome di Luke Skywalker, e nella parte posteriore possiamo vedere appunto l'anno, che è il 2018. A differenziarla dalle solite basette, questi due fori qui che serviranno per il background. Un background che, come potete vedere, ricorda l'iconica scena con Luke, verniciato in modo impeccabile con questa vernice grigia metallizzata senza alcun difetto, ragazzi, e la superficie dall'altra parte, come potete vedere, è piatta, quindi fa solo da sfondo giustamente, e per il montaggio andremo a inserire in questo modo, quindi dall'alto verso il basso, con queste due linguette, la basetta, cosa che non farò adesso ragazzi, ma giusto per farvela vedere. Comunque, una piccola aggiunta che permette un po' di personalizzazione in più per questo Luke. Oltre al background, a tal fine abbiamo anche queste alternative per quanto riguarda il pavimento. Quindi possiamo, all'occorrenza, se vogliamo esporre il nostro Luke con una pavimentazione desertica, diciamo, possiamo mettere questa base sulla basetta in dotazione, poi grazie al supporto resterà fermo in posizione e permetterà appunto di esporlo in questo modo. Non so ragazzi se sono adesive queste parti, ma credo di no, credo che siano dei semplici cartoncini, ma non voglio rischiare di rovinarli, quindi per il momento li metterò da parte. Poi andiamo avanti con il blaster che,
conosciamo tutti, quello di Luke, con dei dettagli abbastanza importanti, nulla di particolare. Dopo il 2018 abbiamo visto pezzi senz'altro fatti meglio, ma comunque c'è anche qualche piccolo segno di usura, soprattutto qui vicino al grilletto, diciamo, ma nulla di particolare. Comunque un ottimo pezzo, ben realizzato, non ha parti che possono dividersi, insomma, è tutto un unico pezzo, comunque ricco di dettagli. Guardate anche l'impugnatura, il dettaglio appunto del materiale differente, puntinato, comunque sempre la solita cura in questo tipo di pezzi da parte di Hot Toys. Abbiamo poi queste manette che non sembrano potersi dividere, possono solo ruotare in questo modo, nulla di particolare, verniciatura impeccabilmente realizzata, metallizzata, nessun segno di usura, fine a se stessa, insomma. Poi andiamo avanti con la Saber, la spada laser. Allora, classica spada laser di Luke, di episodio 6, quindi con questa colorazione verde, nulla da dire, traslucida, e ovviamente guardate i dettagli dell'iconica spada di Luke, anche qui nulla da dire, il dettaglio dei pulsantini verde e rosso, questa parte dell'elsa di una colorazione grigio metallizzata senza alcuna sbarratura, senza alcun difetto, impugnatura anch'essa realizzata in modo impeccabile e ovviamente la presenza del anellino triangolare che permette all'occorrenza di appenderla al cinturone. Quindi classica comunque lightsaber che viene data da Hot Toys. Così come classico anche l'effetto whoosh, qui ancora nella vecchia versione, ancora un po', diciamo, come si dice, spigoloso, come vedete, di una plastica trasparente che permette di vedere dall'altra parte, anch'esso effetto verde, molto bello anche questo. Tralascio ovviamente il supporto perché l'abbiamo visto prima con la basetta. Vediamo, visto che abbiamo parlato di spada laser, il braccio, il secondo braccio, che è quello che si vede anche in tutte le altre Hot Toys che, per quanto riguarda i Jedi, ovviamente andrebbe sostituito al braccio già in dotazione a Luke. Qui ovviamente è un tutt'uno con la spada laser, non è possibile rimuoverla, e nella parte dell'avambraccio, nella parte interna, troviamo il vano batterie che possiamo appunto aprire, inserire le batterie, e poi con questo tastino andrà accesa la luce e darà l'effetto desiderato alla nostra spada laser. Batterie che, come al solito, lamento sempre il fatto che durano troppo poco, e in questo caso anche sono finite, ragazzi, quindi non ho la possibilità di mostrarveli, abbiate pazienza, ma l'abbiamo già visto in tante altre occasioni. Possibilità comunque anche per questo braccio di essere articolato, almeno al polso, mentre la mano, come vi dicevo, e la spada laser sono un unico pezzo che non può essere mosso. Poi andiamo avanti con le mani. Abbiamo un sacco di mani, abbiamo quindi quattro paia diverse, più quelle in dotazione a Luke, che sono il guanto nero, e mano sinistra invece è quella, al momento indossa quella per tenere la spada laser. Che, allora, in questo caso qui abbiamo la mano per tenere la spada laser, appunto la mano destra, in questo caso senza il guanto, che, come possiamo vedere, comunque sempre ricca di dettagli, con le unghie scolpite, dettagli anche della pelle, delle nocche, ovviamente bellissima realizzazione, che si distingue da questa, ragazzi, perché questa è quella ferita, come tutti ricorderò anch'io, in Ritorno dello Jedi, quindi in episodio 6. Anche qui il dettaglio è mostruoso, guardate la bellezza di questa ferita, che è possibile vedere all'interno, davvero ottimo pezzo e ottima realizzazione anche in questo caso. Poi abbiamo una serie di mani, pugno chiuso ad esempio, sinistro, una serie di altre pose per l'utilizzo della forza, come ad esempio questa, o anche questa, possiamo vedere l'interno, guardate anche le linee della mano, la punteggiatura nella verniciatura che danno quell'effetto di realismo alla pelle, e come sempre, raga, nulla da dire sulla realizzazione di questi dettagli Hot Toys, secondo me, non dico che la numero uno negli ultimi anni, ma è una delle numero uno.
Ok, quindi non vi faccio vedere le altre ragazzi perché sono semplicissime mani con varie pose, varie gestualità. Ultimo pezzo, ma forse il più importante, è la tunica. Tunica che ho lasciato appositamente nel cartoncino per far sì che rimanga nella sua forma, che ha il fil di ferro, cosa importantissima, qui sul cappuccio. Ma non nel resto della tunica, ok? Quindi cappuccio personalizzabile, diciamo, nella posa, come possiamo vedere, questo è cucito. Aspettate un attimo, vediamo se c'è un gancetto. Sembra di no, quindi andrà semplicemente applicata stile poncho, diciamo, sul nostro look. E l'effetto comunque è veramente bellissimo. Il tessuto di cui è fatto è molto molto morbido, sembra il panno per pulire gli occhiali, per intenderci. Molto morbido, molto ben realizzato, nessun segno di usura, nulla di nulla, però comunque un ottimo pezzo. L'abbiamo già visto anche in altri Jedi, come ad esempio Qui-Gon, o anche lo stesso Luke Skywalker tratto da The Mandalorian, quindi è quel pezzo lì. Ottima, ottima fattura. Detto questo, ragazzi, abbiamo visto tutti gli accessori, quindi non ci resta che far altro che andare a prendere il nostro look e vederlo insieme. Ci siamo, ragazzi, ecco Luke Skywalker. Beh, direi che già da qui possiamo vedere come, anche se sono passati 6 anni, dal 2018 ad oggi, il lavoro svolto da Hot Toys sembra essere eccellente. Non sempre è riuscita a replicare i tratti somatici di Mark Hamill, l'attore che interpreta Luke, ma in questo caso, secondo me, ha fatto un ottimo lavoro. Guardate già dal profilo e i vari difetti della pelle, la verniciatura. Secondo me, stavolta ha fatto bingo. È riuscita, guardate anche per esempio il Neo, la differenza. Non so se state guardando questo video in 4K, forse riuscirete a coglierla, ma guardate la pigmentazione differente della pelle dalle guance a questa parte, ad esempio, della mandibola. Spettacolare. Guardate anche gli occhi, l'espressione, la bocca, il mento con la classica fossetta. Bello, bellissimo. Abbiamo visto qualcosa di simile, forse anche ulteriormente migliorato nella versione Snowspeeder di Luke. E anche in quella di The Mandalorian, la DX23, anche se in quel caso stavamo parlando comunque di un Luke fatto con la CGI, quindi leggermente diverso. Guardate anche i capelli, che come avete visto è possibile rimuovere con un semplicissimo magnete. Molto figo così, Luke un po' calvo. E capelli che come vedete comunque anch'essi ben realizzati, nessun difetto e anche con questa cosa di poterli rimuovere facilmente, raga, anche se volete sbizzarrirvi prendendo dei pezzi custom o cambiandoli, insomma, potete giocarci un pochino. Comunque, ottimo head sculpt, ancora non c'era la possibilità, almeno su queste figure che non erano di X, di ruotare gli occhi. Per quanto riguarda la mobilità della testa, ovviamente è possibile muoverla a 360 gradi in basso e in alto, e su questo nulla assolutamente da dire. Per quanto riguarda il resto, le proporzioni direi che ci siamo, ragazzi. Con Mark Hamill le proporzioni sembrano giuste, le braccia leggermente graciline, insomma, però ci siamo. La realizzazione della sottotunica del vestito di Luke, secondo me, è eccezionale. Ci sono due tipi di tessuto diversi, l'abbiamo già visti anche in altri Jedi. Due tipi di tessuti diversi, guardate anche le cuciture molto ben realizzate. E, dicevo, due tipi di tessuti diversi e molto belli al tatto, molto ruvidi, satinato questo qui. E l'altra sottoveste, insomma, il vestito di Luke, il classico. Abbiamo anche la possibilità, ragazzi, di togliere questa parte. Come vedete, c'è uno scratch. Adesso non lo farò, però vi dico che c'è la possibilità. Si può rimuovere per andare quindi a togliere la sottotunica. Infatti, sono indeciso su cosa fare, ragazzi, su come esporlo. Togliere la sottotunica e andare a simulare, diciamo, le ultime fasi di Ritorno dello Jedi. Ora, non vorrei spoilerare, per non so chi di voi pazzo ancora non ha visto Ritorno dello Jedi, però
Possiamo anche, ad esempio, fare questa cosa qui, come vedete, rimane in posizione e quindi andiamo a replicare proprio le ultime fasi di ritorno dello Jedi. Quindi possiamo appunto, come dicevo, rimuovere la tunica o lasciarlo così. Al di sotto troviamo questo cinturone, questa è plastica, però come vedete molto ben realizzata, sembra sia una vera e propria fibbia di metallo. Col cinturone che è invece in finta pelle, speriamo resista alla sfida del tempo. E poi qui abbiamo la possibilità, abbiamo il gancetto classico per poter appendere la nostra spada laser che abbiamo visto in precedenza. Come vi dicevo, anche nella sezione accessori, qui abbiamo la mano con il guanto, anche questa, come vedete, il dettaglio della pelle dà la sensazione appunto che sia un vero e proprio guanto, molto ben realizzata. Dall'altra parte invece la classica mano a tenere la spada laser. Per quanto riguarda le articolazioni, è possibile, c'è l'articolazione a farfalla, sì, articolazione anche al bicipite. Possiamo andare in alto, non voglio spingerlo troppo, ragazzi, però può andare molto bene in alto, può andare anche indietro. Ora ok, poi abbiamo qui da una parte il torace, scusate, può essere piegato fino un po' più in giù e anche un po' in su e ruotato su entrambi i lati. Poi abbiamo le gambe che possono essere aperte, non voglio esagerare per non rischiare di rompere i pantaloni, doppia articolazione al ginocchio e per quanto riguarda invece le caviglie, siamo ancora al vecchio modello, ragazzi, in cui appunto c'era lo stivale che è un unico pezzo con la parte bassa. Quindi, come potete vedere, ci sono le varie cuciture. Guardate anche qui il dettaglio della pelle è fantastico, ma mi preoccupa un bel po' il fatto che sia in finta pelle, quindi dovrò vedere poi nel corso del tempo come questa cosa andrà avanti, insomma, se resisterà al tempo che passa. Ovviamente conserverò la figure come conservo tutte le mie figure in modo impeccabile, però sapete, il tempo è il tempo. Bella anche la parte delle punte degli stivali, come vedete leggermente usurate. Per quanto riguarda le suole, invece, in questo caso nessun dettaglio specifico, sono le suole molto lisce e niente, così. E niente ragazzi, questo braccio non ne vuole sapere di tornare, adesso mi ci metterò un attimino, la farò tornare a posto e quindi ci vediamo adesso con qualche paragone con altre figure e poi andremo alle conclusioni finali. Ragazzi, visto che ci sono, in modo molto informale, come vedete il braccio è tornato a posto, vi faccio vedere come rimuove la sottotunica. Avete visto? Tanto ho rimosso, diciamo, la fascia. Poi non rimane che sfilarla piano piano, magari mandate leggermente le braccia indietro, anche un po' di più, in modo tale che possa essere sfilata tranquillamente. Ecco qua. E come vedete, siamo di fronte all'ultima versione di Luke. Sono indeciso se esporlo in questo modo o meno, ma adesso valuterò. Comunque, anche in questo modo, davvero figo. Partiamo dal confronto con la versione di Luke di Hot Toys tratta da episodio 5, che come possiamo vedere, essendo una versione successiva, ha avuto qualche miglioramento nell'head sculpt e anche forse nelle proporzioni generali.
Comunque questo Luke risulta essere un ottimo pezzo, visto la data d'uscita. Stessa altezza, adesso qui c'è ovviamente la basetta ad alzarlo leggermente. La capigliatura ovviamente è diversa, come lo era anche nel film da cui sono tratti entrambi i pezzi. Comunque anche molto belli, visti così uno vicino all'altro. Qui invece lo vediamo accanto all'imperatore Palpatine, tratto sempre da episodio 6. A completare il trio servirebbe un bel Darth Vader, che per il momento, ragazzi, è molto difficile da recuperare, ma vi assicuro che ci sto lavorando. Bellissimo anche qui. E rimanendo in tema episodio 6, lo troviamo qui in quella che è la Sala del Trono con Jabba the Hutt. Bellissimo questo Jabba. E il buon, ovviamente, Boba Fett Sideshow. Anche qui, come esposizione, davvero niente male. E l'ultimo immancabile confronto è quello con la DX-23, cioè con Luke Skywalker, con Grogu, tratto da The Mandalorian stagione 2. Anche qui possiamo vedere comunque che il salto in avanti a livello di qualità è piuttosto evidente, ma questo Luke comunque continua a difendersi benissimo. Ed eccomi di nuovo qui con voi per le conclusioni finali di questo ennesimo capitolo di Classics. Che dire ragazzi, Luke è sempre Luke. Per noi appassionati di Star Wars, soprattutto della trilogia principale, questo pezzo in collezione è un must have, una delle scene più iconiche, se non la più iconica dell'intera trilogia, dell'intera saga di Star Wars. Quindi sono veramente contentissimo di avere questa versione di Luke nella mia collezione che per quanto riguarda episodi 5 e 6 per il momento purtroppo non è molto ricca. Spero infatti che Hot Toys possa annunciare qualche nuovo elemento, qualche personaggio di una certa importanza per andare a riempire appunto quello scaffale dedicato, insomma. Spero, come vi dicevo prima, di poter recuperare un Darth Vader, sempre di episodio 6. E per le conclusioni finali appunto di questo Luke il mio voto è 8,5 pieno, meritato. Ha un bel po' di accessori, viene data anche la possibilità di avere un background per la basetta. Avrei preferito forse un po' di cura in più in alcune parti, però tutto sommato rimane un'ottima figure per l'anno in cui è uscita e quindi spero vivamente in una ristampa di questa figura, ma non adesso, magari perché me la sono appena procurata, quindi fa qualche anno. Detto questo, ragazzi, io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, perché vi assicuro che dietro quello che per voi magari sembrerà un semplice video c'è tantissimo lavoro e quindi non c'è nulla di più bello di ricevere, diciamo, la vostra gratitudine, i vostri mi piace, i vostri commenti, eccetera, eccetera. E vi ricordo le promozioni attive sia su My Comics che sul Colosso dei Nerd che trovate qui sotto in descrizione, ragazzi. E detto questo, ci vediamo come al solito a un prossimo video. Ciao, ragazzi, a presto.